Buongiorno Italia Segreta, parliamo di Bari, del capoluogo della Puglia, di questa regione che mi appartiene così tanto che la amo, non posso farci nulla, io amo la Puglia. Bari è una città di mare, è una città che si sviluppa sul mare, profuma di mare e tanto mi basta per includerla nelle 20 città più affascinanti della nostra penisola. Passeggiare sul lungomare e sentire il profumo delle alghe, il profumo dei frutti di mare che si vendono per strada, fa capire questo legame indissolubile che ha la città con il porto, con il mare e anche se posso permettermi con ciò che c'è al di là del mare, ossia con l'Albania. Una delle parti che più adoro di Bari è proprio passeggiare sul lungomare, che a dirla tutta non è tra i più belli d'Italia, però è comunque affascinante, e vedere soprattutto nel periodo estivo tanti pescatori che si posizionano, aprono i ricci, li vendono alle persone, vendono le cozze, vendono i granchi, i tartufi, un frutto di mare puzzolente ma squisito, tipico di questa zona. E tutto ciò dona a Bari una sembianza umana, la porta a essere vissuta più che visitata. Per me sapete bene che è una grande differenza. Già che stiamo parlando di cibo, vi consiglio di assaggiare la focaccia barese in due versioni. Quella originale, così com'è, croccante, gonfia, e quella farcita, aperta a metà, con mortadella e provolone piccante. È la fine del mondo. Difficilmente ho assaggiato qualcosa di così semplice e allo stesso tempo capace di mandarti in paradiso. Ovviamente le orecchiette a regime di rapa non possono mancare, ma questo lo sapete già. Sono quei piatti che sono usciti dalla tradizione locale e sono diventati come minimo di fama nazionale. Per chi è appassionato di architettura, oltre a visitare i vari palazzi e i teatri del centro, vi consiglio di prendere un autobus e di avvicinarvi allo stadio San Nicola, perché è un capolavoro di architettura. È stato progettato da Renzo Piano in persona per ospitare la semifinale e la finale del terzo e quarto posto d'Italia 90. Assomiglia a un UFO, è strano, veramente strano, vedetelo, vedetelo perché ne vale la pena. E se potete entrateci. Il teatro principale di Bari, il Petruzzelli, è una vera e propria opera d'arte, è tra i più belli che io abbia incontrato in Italia e vale la pena acquistare il biglietto di un'opera teatrale solo per vedere l'interno di questo palazzo che è stato completamente ristrutturato dopo essere stato distrutto da un incendio nel 1991. Vivere a Bari significa anche passeggiare per il centro storico di Bari, la Bari Vecchia, e vedere uno spaccato di società fantastico, oltre ai classici ragazzini che passano in scooter senza casco e io ce l'ho qua, non ci posso fare niente. E trovare le porte aperte delle case in cui ci sono le nonnine che preparano le orecchiette e passeggiare e sentire questi profumi di sugo, di salsa, di vera cucina, per poi arrivare nel cuore della Bari Vecchia, che è la cattedrale di San Nicola, il patrono di Bari, uno dei tre patroni ovviamente più famosi d'Italia e del mondo. Vi consiglio di studiare la storia di San Nicola perché ovviamente non è di Bari, però alla fine le sue reliquie sono state trafugate e trasportate proprio in questa basilica che conserva, grazie a ciò, un pellegrinaggio costante della parte dell'est d'Europa, la parte ortodossa, verso Bari. Nel viaggiare in Georgia, in Armenia, in Turchia, ho trovato diverse persone che conoscevano Bari, ma non conoscevano Milano e Roma. Questo grazie a San Nicola. Una volta entrati all'interno della basilica, vi consiglio di fare un salto nella cripta, che è diversa da quelle solite a cui siamo abituati, e soprattutto di osservare il tetto. Il tetto della cattedrale di Bari è molto, ma molto particolare. Presenta degli archi che non sono simmetrici, alcuni di questi sono spostati. La strada più bella di Bari, secondo me, è Via Sparano, quel viale che grosso modo collega la stazione centrale con il corso Vittorio Emanuele. Si passa da una piazza, si passa dall'università e poi si arriva in questa Via Sparano, che è una zona pedonale ed è un agglomerato di palazzi molto belli, tra cui ne spicca uno in particolare, il Palazzo Minguzzi, che al momento è sede di un negozio anche abbastanza famoso, però conviene entrare all'interno del negozio anche solo per ammirare l'interno del palazzo. Castello Normanno Svevo ha più che il castello in sé un fossato meraviglioso, all'interno del quale c'è un prato e spesso vengono poste delle installazioni, delle mostre, delle esposizioni. È vero, entrare è un po' costoso, devo ammetterlo, però, come dico sempre, contenti i baresi, contento anch'io. Bari offre diverse attrazioni, tra cui alcune che sono itineranti, ossia che vengono montate alcune volte, poi vengono smontate e vengono sostituite, e nel momento in cui io l'ho visitata c'era una ruota panoramica enorme sul lungomare. Entrare costava 9 euro, però ti dava la possibilità di ammirare la città di Bari e tutto il Golfo del Gargano in una maniera probabilmente
più unica che rara. Io voglio ringraziare Carol che è stata con me per un giorno, mi ha accompagnato per scoprire anche i luoghi nascosti, come per esempio Largo Albicocca e la Casa Colorata. È una casa molto bella, infatti questa è la curiosità di Bari. Se passeggiate nella parte alta del lungomare, più o meno nei pressi della cattedrale, vi accorgerete che in una viuzza c'è una casa bellissima, una casa privata, ma è stupenda, è tutta colorata, non sembra di stare né in Italia né tantomeno a Bari. Grazie per aver continuato a seguire l'Italia Segreta. Seguite la pagina di davidurso.it in Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Ciao, ci vediamo al prossimo appuntamento!